Ciao, sono Beppe Calgaro, sono qui con la Fratelli Calgaro per una mostra curata da Francesca Meli Balbocchino e a Villa Lais, che è un posto fantastico a Sipicciano. E ho portato un lavoro che si chiama La natura ama nascondersi. Parla di me, parla della mia volontà di fare arte in un posto alternativo ai social, una casa, installando il mio lavoro nelle camere di questo luogo fantastico e cercando un'intimità in una vecchia residenza del Settecento, ma soprattutto parlando di quello che è stata la nostra vita negli ultimi 2 anni, una vita in bianco e nero, con molto nero e poco bianco. E questo lavoro che vedete è uno scatto fatto a San Leo, ed è uno scatto a cui sono molto legato, perché parla di quello che molto spesso ci succede, cioè possiamo avere una realtà oggettivamente difficile, ma poi improvvisamente la possiamo vedere mutata e l'albero ridiventa fiorito.